vieni qua subito. Se si mette di qua, grazie. Ci siamo tutti, buongiorno. Ci siamo tutti? Bene. Perfetto. Walter, dobbiamo attendere qualcuno? Un giorno potremmo fare una sfida. Il pareggio? E per tu sai sto limite, ma non è una formazione scientifica. Bene. E, allora, intanto grazie di essere qui. Grazie doppiamente perché vi abbiamo disturbato anche ieri, però penso ne valesse la pena, insomma avete visto che la macchina è partita, quella dell'autonomia, in linea con la legge. Vedo un po' di commenti, dice, come si dice, cioè, prima c'è il terremoto, poi ci sono scosse di assestamento, si dice, no? Vedo un po' di movimenti tellurici di assestamento, però a me interessa ringraziarvi perché siamo riusciti a spiegare in maniera semplice ai cittadini che stiamo parlando di, se volessimo proprio sintetizzarlo, di un mega progetto di decentramento amministrativo, nel senso che quando tu delichi delle competenze, ho fatto l'esempio ieri di passaporti, nel momento in cui il Ministero degli Interni e il Governo dice facciamo fare i passaporti anche all'ufficio postale, se lì ci fosse stata la regione sarebbe stata autonomia diciamo, devoluta a un territorio, ma per il bene di chi? Dei cittadini che non fanno più le code, e così è accaduto per altre, diciamo, funzioni che sono state delegate, pensate l'autocertificazione. Ve lo dico. Ripeto, ricordo che noi andremo a trattare le 9 materie, dopodiché quando saranno definite le altre 14, con il LEP tratteremo anche le altre. Detto questo, permettetemi di fare un'altra sintesi brevissima su Silicon Box. Vedo roba di gente che non sa neanche di cosa sta parlando. Cioè, io ieri sono stato chiaro, qua ci sono molti presenti anche di ieri, c'è un video, tra l'altro postato. Ho detto, non abbiamo nulla da obiettare all'attribuzione al Piemonte. Anzi, ho anche aggiunto, è anche un mio amico Cirio. Io ho un altro problema, che c'è gente che parla sui giornali, a volte anche con cariche istituzionali, e che parla non a ragion veduta, perché i due dossier sono vincolati da un NDA, cioè sono vincolati dal vincolo della riservatezza, cioè noi abbiamo firmato con l'azienda per non renderli pubblici. Per cui cosa ho detto ieri? Lo ripeto anche per quelli che non hanno, diciamo, perché ecco, facciamo così, non ho forse il dono della chiarezza. Continuo a dire, liberateci da questo vincolo in maniera tale che quelli che vogliono parlare di ste robe almeno vanno a leggersi i dossier e capiscono che magari a volte dicono tante cazzate. Tutto qua. Ma nessuno mette in discussione, è un contest, a volte li vince, a volte li perde, cioè non abbiamo complessi di inferiorità. Vi ricordo solo che noi abbiamo 450 ettari, cioè diamo una disponibilità di un'area pronta da 450 ettari e Silicon Box ne chiedeva 40. Questa è la dimensione di tutta l'operazione. Però per me è inaccettabile vedere riflessioni su cose alle quali non avremmo risposto di gente che non ha mai visto neanche il dossier, perché io che conosco il dossier dico di cosa stanno parlando questi qua. Allora, la mia richiesta al Ministero, siccome a Roma il ciappatutto è pastorto, la mia richiesta al Ministero, la ripeto, è che ci diano una mano a rendere pubblici i dossier, ma non perché vogliamo andare a vedere se sono più bravi o no i piemontesi, non ce ne frega niente, perché quelli che parlano almeno... Dopodiché dovranno essere obbligati a parlare a ragion veduta, perché vedo delle dichiarazioni sul nostro dossier, sulla eventuale nostra operazione, che sono fuori dal mondo, cioè non sanno neanche di cosa stanno parlando. Tutto qua. Sarà legittimo che difenda il lavoro dei nostri lavoratori e di tutti quelli che hanno lavorato o no? Quindi a me non c'è di Piemonte e rivedere, ve l'ho già detto ieri, quindi non sto neanche a giustificarmi, ma deve essere chiara sta roba. Ma il dossier evento sarebbe già un grande risultato, perché dopodiché se li liberano tutti e due, cioè, chiunque può avere un elemento di confronto. Cioè, non è che possiamo dire che non c'è l'acqua potabile in Veneto perché ti inventi che non c'è l'acqua potabile. Perché se leggi nel dossier c'è scritto molto di più. Perché il dossier è diviso per comparti. C'era una matrice che l'azienda dava. Vi ricordo che questa è un'operazione da 3 e 6, dei quali il 40% sono fondi pubblici.
quindi c'è circa 1,2 miliardi. L'azienda ti ha dato una griglia, una matrice, dice boh, collegamenti, università, leisure, quindi tempo libero per i dipendenti, perché se tu hai 1600 dipendenti, dove vanno i dipendenti? C'è il deserto lì attorno o c'è qualcosa da visitare? Tutto quello che vi viene in mente, loro hanno chiesto in modo tale da avere un quadro generale, altri tipi di aziende simili insediate, la possibilità di fare rete, cioè tutto, l'area, come non l'area, le connessioni. Quindi capite che non è sostenibile vedere dichiarazioni di qualcuno che non può aver visto il dossier, ma lo si capisce da quello che dichiarano. Secondo me sì, perché il Ministero ha un rapporto con l'azienda e quindi noi abbiamo firmato l'NDA con l'azienda, quindi il Ministero, se dice all'azienda guarda fammi la liberatoria che rendiamo pubblico il dossier e via. Ma ripeto, non ce ne frega niente di andare a fare una valutazione, diciamo un quadro sinottico come Piemonte, ci interessa che chi parla almeno parli a ragion veduta, nel rispetto del lavoro di quelli che hanno lavorato da mesi. Fra l'altro questo è un dossier che arriva fra l'altro dal dossier Intel, quindi immaginate quanto lavoro ci è stato fatto, c'è persino scritto che tipo di terreno c'è lì a seguito dei carotaggi del terreno, cioè è una roba complicata con un advisor internazionale fra l'altro. E, detto questo, andiamo a robe più cogenti e anche che più ci interessano da vicino, la sanità. Allora, oggi, dopo passo la parola all'assessore, ringrazio per l'ottimo lavoro fatto e ringrazio anche il dottor Annichiari che sono qui, per suo tramite i 64.000 dipendenti della sanità del Veneto, dei quali 12.000 sono medici. Ecco, noi vogliamo affrontare il tema delle liste d'attesa. Perché si può vivere di, come si può dire, verifiche oggettive o di leggende metropolitane. Allora, con molta trasparenza, siccome noi abbiamo un controllo di gestione che abbiamo messo in piedi in maniera puntuale, questa mattina l'assessore vi darà diciamo, l'andamento delle liste d'attesa per le categorie, ovviamente la B, la D e la P, le tre categorie, che poi vi spieghiamo ancora per l'ennesima volta. La B sono 10 giorni in Veneto e nel resto d'Italia. La D sono 30 giorni in Veneto, perché abbiamo deciso noi di farla da 30 giorni, ma il piano nazionale è 60 giorni, quindi vuol dire che a parità di prestazione, con scritto D in ricetta, chi non abita in Veneto aspetta almeno fino a 60 giorni. Poi c'è la P, per noi sono 60 giorni e dall'altra parte sono 120, cioè quindi il resto d'Italia sono 120. Quindi capite che noi abbiamo dimezzato anche le attese, ma non adesso, le abbiamo dimezzate 2016 per una scelta, ma anche perché in azienda di solito lo si fa per dare, come si può dire, per essere più aggressivi nelle risposte. Quindi quando tu vedi il parametro del Veneto, la categoria D ha questa attesa media, devi considerare che i Veneti però erogano a metà tempo, cioè con tempo d'attesa posto per legge regionale, per decreto regionale a metà. Detto questo, le liste d'attesa, intanto noi siamo usciti dal Covid con 500.000 visite ambulatoriali e diciamo prestazioni per immagini, diagnostica per immagini in arretrato. Voi la sapete tutti la storia del Covid, inutile che stia qui a raccontare la storia del Covid. Il Covid ha paralizzato letteralmente per un anno e mezzo la sanità del Veneto e la sanità nazionale e la sanità internazionale. Abbiamo garantito prestazioni agli oncologici e a, diciamo, ovviamente urgenze e tutto, però tutto quello che era in elezione, cioè la cataratta durante il Covid, si è accumulata come un fiume in piena. Così vale per le visite dermatologiche. Fra l'altro vi cito due prestazioni che, oltre ad avere avuto una coda importante, sono anche le due più rappresentative, tra le più rappresentative nella mole da svangare, perché poi le professionalità non si trovano. Se voi cercate oggi un dermatologo avete grossissima difficoltà, parlo di nuova formazione perché non ce ne sono, e noi lo vediamo nei concorsi. Allora, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che intanto noi le assunzioni le abbiamo fatte, dal 2019 al 2023, poi avrete una brochure con tutti i dati. Noi abbiamo assunto oltre 4.909 persone, cioè il delta tra l'organico del 2019 e il 2023 è più 4.009 e qualcosa, adesso mi sembra 4.980, se andate a sommare la colonna, tra infermieri e OS. Come sono andati i medici? Meno 170.
Cioè il delta da 2019 ad oggi è che ci mancano 170 medici. O meglio, stiamo parlando di assunzioni a tempo indeterminato. Sul determinato invece vedrete una tabella che vi dice che OSS e infermieri sono precipitati. Attenzione a far confusione a quella tabella, perché è tempo determinato e se li abbiamo assunti tutti indeterminati è ovvio che precipitano negli indeterminati. Invece i medici vedete che sono, mi sembra, 400 unità, che sono quelli che siamo riusciti a trovare, forse 490, che sono quelli che siamo riusciti a trovare per cercare di tamponare in attesa di. O i concorsi li facciamo, come dice bene l'assessore, ne facciamo uno ogni 3 giorni. L'assessore poi vi spiegherà, abbiamo concorsi letteralmente non praticati, dove non si presenta gente, dove comunque abbiamo molti meno, diciamo, candidati rispetto ai posti che abbiamo messo a bando. E questa è la prima leggenda metropolitana, lasciatemelo dire. Cioè, è intollerabile sentir dire o sentir divulgare che non ci sono i medici perché non li vogliamo assumere. Noi rispondiamo con i concorsi alla mano. E questo vi prego di sottolinearlo questo aspetto, perché non possiamo far passare l'idea, e qualcuno lo fa maldestramente, che se non c'è il medico è perché non lo vogliamo assumere. Avete una distinta di tutti i concorsi, avete i posti messi a bando, i posti coperti, i posti che non sono mai riusciti a coprire, perché non si presentano i candidati. Quindi un concorso ogni 3 giorni, vedrete i dati, per medici. Allora, la lista d'attesa, tu puoi pensare che ci sia la lista d'attesa perché i medici sono dei fancazzisti. C'è anche chi pensa questo, eh? Ma è intollerabile. Cioè, tu non puoi pensare che non ti danno un appuntamento perché lì stanno menandosi i pollici. Perché poi l'assessore vi dirà che noi abbiamo avuto quest'anno una produzione di più 4% con minor medici addirittura. Cioè, quindi si stanno veramente, cioè, sbattendo in maniera violenta per dare risultati. E sto 4% lo si vede, fra l'altro, nell'area pediatrica e nel pronto soccorso si vede ancora di più. Quindi è intollerabile e inaccettabile che si possa minimamente pensare che se non ti visitano perché il medico non ha voglia di lavorare. E quindi io faccio una difesa d'ufficio dei miei operatori, dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari. Non puoi neanche pensare che il medico sia lì a girarsi i pollici perché chi deve raccogliere le prenotazioni e quindi darti un appuntamento non sta lavorando. Perché poi io vedo l'erogazione dei servizi, è chiaro, no? Gli input e gli output mi dicono che la portata del tubo che dovrebbe portare acqua è inferiore a quanta acqua arriva, nel senso che noi abbiamo un sacco di input, cioè un sacco di richieste di appuntamento, a fronte di una capacità di erogazione che non è proprio alla pari, è un ninnino sotto. Quindi non può neanche passare l'idea che il medico sta lì a non lavorare, ma non per colpa sua, ma perché qualcun altro in maniera disorganizzata non gli dà l'appuntamento. Allora dov'è che si forma la lista d'attesa? È molto semplice. Tanto mancano i medici. Quanti ce ne mancano? 3.500. Poi voi vedrete i dati e capite ad esempio che per la categoria, se non ricordo male, maggio dell'anno scorso, DIE, 83.000, più o meno. Vabbè, comunque dopo vedete 83.000. 82.800. E si arriva a 13.000. In un anno, da 83.000 in attesa del D, siamo arrivati a 13.000 galleggianti. Galleggianti. Allora, ma beh, poi avete le tabelle, ma cosa voglio dirvi? Perché allora? Allora, la lista d'attesa, no, a noi mancano 3.500 medici. E quindi pensate solo virtualmente, se volete anche un po' maccheronicamente, 3.500 per 10 visite al giorno, vuoto per pieno, se fosse una fabbrica, sono 35.000 visite al giorno. Se avessi 3.500 dermatologi, li faccio lavorare, penso, un paio di giorni, anzi abbiamo 10.000 persone in attesa sulla dermatologia, 10.000 qualcosa, li faccio lavorare 3 giorni e ho chiuso. Cioè, questa è la storia, cioè mancano i medici, in Italia ne mancano 50.000. Inutile che stia qui a dirvi tutte le battaglie che abbiamo fatto contro il numero chiuso, che me la possono raccontare come vogliono, ma un medico non lo seleziona a 18 anni con un test. Vabbè, questo sembra si sia risolto o si stia risolvendo con lo sbarramento, con gli esami, che è l'università che abbiamo fatto noi. Allora, abbiamo dei temi di appropriatezza delle prescrizioni. Non sto parlando delle magagne
diciamo, generalizzata. Non vi dico che c'è un tema, anche se minimale, quello che è, che comunque l'appropriatezza pesa anche questa, perché se tu prescrivi robe che magari non serviva a fare, a volte abbiamo anche questa casistica. La medicina difensiva, che è un grosso problema, e io qui sto dalla parte dei medici, metto in panni il medico di base che si ritrova all'assalto, di gente che arriva col telefonino e dice anamnesi, diagnosi e cura, e il medico deve solo compilare la ricetta, perché questi sono i racconti dei medici, o le aggressioni, eccetera. E quindi anche il tema della medicina difensiva pesa, perché poi produce. Per quanto poco produce prestazioni che magari potevamo evitare. Oggi la figura del medico non è più l'istituzione che avevamo noi da bambini, che il medico apriva bocca e tutti tacevano. Adesso il paziente apre bocca e i medici tacciono. Cioè, si è un po' rovesciata la vicenda, è inutile che facciamo finta o facciamo gli ipocriti facendo finta che non sia così. E poi c'è come si dice, la ricerca e il progresso che ci porta a un'offerta diagnostica che è assolutamente di alto livello. Cioè, se tu fai una lastra è una roba, ma oggi, diciamo, anche, diciamo, l'offerta delle macchine, il parco macchine che la Regione Veneto dà, investiamo circa 70 milioni di euro all'anno. Il nostro parco macchine è un parco macchine che permette, per fortuna, ai nostri professionisti di erogare, che so, pensate alla diagnostica per immagini, ma molto altro ancora, diciamo, un servizio di diagnostica che comunque implementa. Anche questo implementa il numero delle prestazioni. Ultimo aspetto, quello che è poi l'indagare, perché nel momento in cui c'è un reperto occasionale, pensato da un'ecografia, si vede un nodulo epatico piuttosto che una cisti renale, è inevitabile che 30-40 anni fa, siccome sento gente che mi racconta di 30 anni fa quanto funzionava bene la sanità, era glaciale, vi ricordo che cioè, la cisti renale oggi, che è un reperto che si può trovare anche nel 60-70% dei pazienti, oggi viene indagata e quindi vai a fare la risonanza, se poi capita ci fai anche l'ago aspirato per fare un istologico e avanti così, oppure il nodulo epatico, altre robe che, guarda, una miriade di analisi si possono fare. Questo è il pacchetto della sanità. Noi in questo pacchetto, e passo la parola all'assessore, ci siamo mossi, l'assessore ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo dimostrato, dati alla mano, che quest'anno abbiamo dato una spianata proprio con la pialla, quella da falegnami, alla curva delle tre prestazioni. Le urgenti non ne parliamo neanche, insomma, siamo a zero. Le B comunque sono zero tendente a zero, quindi 10 giorni. Poi abbiamo, ci può sempre essere il caso isolato, però se lo trovate, facciamo un patto tra gentiluomini. Chiamateci prima, nome e cognome, vi diciamo quanto per noi vera è la storia oppure no. Poi si può sempre sbagliare. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno, quindi su 80 milioni l'errore umano, il foglio che da una scrivania passa all'altra, magari su una diagnostica per immagini con metodo di contrasto, può ritardare. Può succedere, può accadere. Però dateci almeno la possibilità di dirvi qual è la vera storia sanitaria del paziente che ve lo segnala. Le U, le B e poi abbiamo le D e le P. Vedrete diciamo, il lavoro poderoso che è stato fatto dai nostri operatori, che io ringrazio, ed è anche la dimostrazione di un lavoro che ci porterà a un giro di boa. Io avevo detto, guardate che verso l'estate, che è questa, dobbiamo arrivare al giro di boa. E dai dati, insomma, ci fa ben sperare, quando tu ti ritrovi le D che da 83.000 sono diventate 13.000, capisci che basta mordere ancora un po' e dovremo fare il giro. Noi, i mostri sanitari gli paghiamo 100 euro all'ora, sia chiaro, alla pari del medico che viene da fuori, che è il medico che viene in privato, che peraltro non prende i 100 euro come i nostri perché c'è l'IVA da pagare e quindi diciamo, il suo netto è diverso da quello dei nostri. Ma noi abbiamo investito 23 milioni, 26 milioni nel 2022, scusate, 23. 40 milioni nel 2024, investendo il totale massimo consentito, che è lo 0,4% del nostro plafond, tutto sull'abbattimento delle liste d'attesa, e i risultati si vedono. Siamo dalla parte dei pazienti, però, come si può dire, le nozze si fanno con gli strumenti che si hanno, cioè con i fichi secchi è difficile. E guardate che la preoccupazione, la mancanza di medici è totale.
Guarda che la preoccupazione per la mancanza di medici è totale. Cioè, non tra... io lo dico da anni, probabilmente sono stato anche preso un po', come si può dire, come quello che voleva far sparate, però oggi purtroppo ho ragione di quello che dicevo 10 anni fa, 12 anni fa, perché fin dall'inizio io vedevo i numeri e c'era scritta che andava a finire allo schianto sul fronte dei medici, e nei vostri articoli avete scritto un migliaio di volte. Io non aggiungo altro, vi dico solo che questa costante di abbattimento delle liste d'attesa vale per tutte le URSS del Veneto. Questo lo dobbiamo sapere, avete i grafici a disposizione. Ci può essere, come si può dire, qualche caso isolato di qualche dato anomalo, ma posso dire che le URSS stanno tutte performando bene. E questo ci fa piacere sottolinearlo perché non è vero che c'è la URSS pecora nera e altri che vanno bene. Non funziona così. Guarda, io ricordo che prima del Covid abbiamo avuto dei casi, mi ricordo, mi sembra Treviso, c'era anche Bassano, sto parlando prima del Covid, sto parlando di 2018, diciamo. 18, 2018, avevamo oltre 30.000 persone in galleggiamento su NULS, adesso abbiamo 13.000 in Veneto, cioè è un mondo che non esiste più quello lì, però l'abbiamo affrontato con metodologia. Passo la parola all'assessore, grazie. Ma io aggiungo qualche numero, ma poi i numeri ve li forniamo tutti. Come diceva il Presidente, il tema delle liste d'attesa, sapete, oggi è il tema principale. Non a caso, finché noi siamo qua, in questo momento, c'è l'audizione al Senato sul decreto nazionale sulle liste d'attesa. Insomma, stanno sentendo le regioni per poi procedere anche con le altre audizioni, no? Quindi il tema principale che sappiamo oggi, insomma, riguarda tutte le regioni, quindi non una singola regione. Noi abbiamo cercato di affrontarlo subito, fin da subito, quindi abbiamo messo in campo con il dottor Annecchiarico, appena arrivato, la cabina di regia, che viene la cabina di regia. Adesso glielo passiamo. La cabina di regia che viene convocata e presieduta ogni settimana con tutte le aziende, quindi con un rappresentante di tutte le aziende. E chiaramente la cabina di regia deve mettere in atto tutte quelle che sono le azioni previste per l'abbattimento appunto delle liste d'attesa. Il Presidente diceva siamo partiti sicuramente con il grande carico che avevamo durante il Covid, lo ricordiamo, durante il Covid abbiamo chiuso per 4 volte tutta la specialistica ambulatoriale di tutti gli ospedali, garantendo solo, voi sapete, le emergenze urgenze, la parte oncologica e quant'altro. Quindi è chiaro che chiudendo per 4 volte si era accumulato tante cose. In più, in quel momento la gente, se anche aveva l'appuntamento, soprattutto nei mesi successivi, il 2022, penso insomma 2021-2022, c'era un po' di timore nel recarsi agli ospedali, quindi ci siamo portati avanti questa coda. Abbiamo iniziato con 2 piani straordinari, quello del 2023, mettendo oltre ai fondi previsti i 26 milioni che diceva il Presidente, quindi il famoso 0,3%, perché nel 2023 in base alla finanziaria era previsto il 0,3% per quanto riguarda il Veneto era 26 milioni complessivi, che li abbiamo distribuiti alle singole aziende sanitarie su loro programmi attuativi. I loro programmi attuativi su come e dove intervenire per l'abbattimento delle liste d'attesa. Quindi vi diamo un dato che va da maggio 2023 a maggio 2024, così è un dato insomma completo e chiaro, no? E allora l'abbattimento che noi abbiamo visto sulle liste d'attesa galleggianti nelle varie tipologie da maggio 2023 a maggio 2024 prevede le B, ossia quelle a 10 giorni, sono passate 502 perché era già iniziata la diminuzione a zero. Poi ci possono essere dei casi, come diceva il Presidente, ma allora se ci sono dei casi, li cerchiamo di capire puntualmente perché ci sono dei casi con delle liste d'attesa su prescrizioni a 10 giorni, che per quanto ci riguarda oggi non ci dovrebbero essere. Quelle a 30 giorni, siamo passati di 82.811 alle 13.913, quindi un meno 83%, e quelle a 60 giorni dai 74.489 ai 28.317, quindi meno 62%. È chiaro che abbiamo ancora questo zoccolo da diminuire, ma noi siamo fiduciosi che da qui a
fine anno e quindi con la ripresa, soprattutto insomma, perché adesso sapete siamo mesi estivi, quindi il personale ha diritto anche ad andare in vacanza, quindi è chiaro che mese di luglio e di agosto ci può essere, quindi parliamo al condizionale, un rallentamento, ma è chiaro che insomma, ed è giusto insomma, dopo un anno molto intenso che anche il personale sanitario insomma, se deve andare in tornazione, in ferie, quindi però da settembre in poi e quindi da qui a fine anno sicuramente insomma, noi questi numeri che vedete nei primi mesi di settembre insomma, siamo convinti che riusciremo ad azzerarli. Come siamo riusciti ad azzerare questi numeri? Allora, sicuramente con la cabina di regia che citavo prima, e quindi il coinvolgimento, il presidio settimanale con tutte le aziende sanitarie e i loro rappresentanti, mettendo in atto tutte le azioni disponibili che sono quelle del reclutamento del personale, i famosi 131 concorsi, uno ogni 3 giorni che citava il Presidente, che però sappiamo in molti casi vanno a vuoto, perché comunque l'indicazione che noi diamo alle aziende è l'indicazione di reclutare personale e assumerlo. Sapete che abbiamo anche aumentato il tetto del personale fino alla nostra capacità l'anno scorso, in modo da permettere alle aziende anche di andare oltre quello che era il limite che era previsto inizialmente. Come? Qual è il tetto che aumentato? Abbiamo aumentato, mi sembra, di 20 milioni circa, in più, in tutta la regione, chiaramente. E abbiamo poi cioè messo in atto tutte le azioni legate alle prestazioni aggiuntive, quelle che diceva il Presidente, ossia pagando medici, infermieri interni di più di quello che si pagavano prima. Poi sapete che questi numeri sono stati sdoganati con l'emergenza pandemica. Prima c'erano dei vincoli su quanto noi possiamo pagare il personale, perché anche questo qui non è che noi possiamo decidere di pagare il personale e gli diamo un premio in più. Abbiamo dei limiti che sono i limiti nazionali, quindi abbiamo insistito con le prestazioni aggiuntive, i 100 euro per i medici e i 50 euro per gli infermieri. E poi sapete che ultimamente, anche con quella delibera che noi abbiamo approvato, in cui stiamo avendo ottimi risultati rispetto al problema o comunque sulla situazione dei gettonisti e delle cooperative, sapete che con quella delibera abbiamo detto prevediamo quindi tramite azienda zero concorsi di lavoro autonomo uguali, quindi con la stessa tariffa in tutta l'azienda sanitaria, anche qui ripetiamo i 100 euro per i medici, e stiamo ottenendo dei buoni risultati perché il bando che è stato fatto per dermatologia e oculistica, che sono le due prestazioni che oggi insomma, stanno soffrendo di più, siamo riusciti a hanno partecipato al bando 64 profili e 25 sono stati già contrattualizzati da parte delle aziende sanitarie. Il bando aperto successivo è quello che abbiamo fatto con un'altra delibera, ossia quello di gastroenterologia, ortopedia e cardiologia, forse insomma queste mi sembrano le principali, medicina riabilitativa, scade tra 7 giorni, quindi la scadenza di quel bando che sta facendo azienda zero è tra 7 giorni, capiremo quanti partecipano, ci auguriamo insomma come il primo è andato bene anche questo andrà bene e quindi riusciremo anche ad aggredire in quelle situazioni. No, questo dermatologia oculistica sono quelli che sono già conclusi e le aziende hanno già assunto questi con lavoro autonomo esterno specificato. Anche questi che sono in itinere, che scadono tra 7 giorni, le aziende potranno poi assumerli sempre con il contratto di lavoro autonomo, però qual è la novità? La novità è che il concorso, in questo caso lo fa azienda zero, e la novità è che teniamo tutti allo stesso livello, quindi non c'è più un'azienda che può anche fare un'operazione per cui insomma riesce ad attirare di più rispetto ad un altro, tenendo la stessa tariffa. E riusciamo anche a evitare, perché poi sono personale con lavoro autonomo, contrattualizzato, scelto, eccetera, che è diverso dal famoso gettonista. Sì, ci possono partecipare anche i pensionati. Quindi ecco, questa è la situazione. Io vi dico anche 2 cose rispetto oggi al discorso nazionale su cui insomma le regioni si stanno confrontando. Il governo, voi sapete, ha presentato questo decreto ministeriale, un decreto d'urgenza e più, poi un DDL, che però non abbiamo ancora notizia insomma, su DDL, che è molto più insomma, complesso e anche varia, insomma, non ha solo le liste d'attesa.
Allora, le regioni hanno avuto un'interlocuzione con il ministro Schillaci martedì pomeriggio, mi sembra che abbia fatto una videoconferenza martedì pomeriggio, mercoledì abbiamo fatto la conferenza Commissione Salute e poi mercoledì anche la conferenza delle regioni con argomento il decreto appunto per quanto riguarda le liste d'attesa e oggi c'è l'audizione al Senato. Allora, su quel decreto le regioni hanno detto è un problema che tutti viviamo a pieno, cerchiamo di mettere in campo le azioni migliori. E quindi non azioni che siano quelle insomma, del controllo, come è un po' insomma, diciamo così, specificato in quel decreto che vede tutte le regioni contrarie rispetto alle modalità e anche con ingerenza molto forte rispetto appunto al famoso articolo 2, per capirci, quello dell'ispettorato. Noi non abbiamo nessun problema a essere controllate, voi sapete che il Ministero quando c'è da fare un'ispezione manda i suoi ispettori a fare l'ispezione, quindi di volta in volta quando c'è qualcosa il Ministero manda gli ispettori a fare l'ispezione. È chiaro che l'ingerenza su una materia che oggi è di competenza regionale, come quella appunto rispetto a materie di questo tipo, anche noi, quindi le regioni sono rimaste molto chiare con il Ministro e anche a livello di conferenza delle regioni. Abbiamo anche detto nel contesto che vanno affrontati due problemi contestuali, quelli dell'appropriatezza, come diceva il Presidente, dobbiamo partire dall'appropriatezza, e quello sicuramente legato alla carenza del personale, perché altrimenti insomma non riusciamo a risolvere il problema. Quindi ci deve essere una visione complessiva che mette insieme appropriatezza con delle indicazioni molto chiare e anche quello della carenza del personale. Il ministro ha dimostrato disponibilità al confronto e ad ascoltarci, adesso vedremo cosa succede insomma, nei prossimi giorni. Io mi fermerei qui, Presidente, perché i dati poi ce li hanno Sì, tutti. proietterei le tre curve, così capite al volo, maggio su maggio, ecco, maggio su maggio, 12 mesi, la gialla è la D, la D, la blu è la P e la rossa è la B. Vedete la rossa che è piatta, vuol dire che la risposta è in tempo zero, cioè vuol dire che non abbiamo magazzino di richieste. La D è che sono i 30 giorni, è passata da 82.800 di maggio dell'anno scorso a 13.000 di oggi. Stiamo parlando di territorio regionale, vuol dire 7-14, quindi cosa vuol dire? 2.000 per provincia più o meno. E poi la P, da 74.000 siamo arrivati a 28.000. Adesso diciamo con un altro colpo di reni dovremmo andare quasi a zero. Dopodiché la perfezione non è di questo mondo, essendo tutti esperti, però alla fine sono andato a vedermi anche la rassegna stampa per farmi anche un'idea, no? Qua abbiamo la Treccani della sanità. Per farmi anche un'idea, ho visto la rassegna stampa degli ultimi 20 anni di sanità. E questo è un argomento costante su tutti i vostri titoli, perché giustamente è l'argomento che pesa, però considerate che oggi i numeri di oggi, noi se andate a vedere anche i numeri del passato, cioè un'altra era glaciale come numeri, come movimento. Per questo vi chiedo, ringraziate da parte nostra i medici e tutti gli operatori sociosanitari, gli infermieri, perché una produzione così, con questo organico, è da sognare, cioè veramente stati bravi. Domande? Tre cani. Tre gatti, te c'è meno. Buongiorno, volevo chiedere se era possibile per chiarire al meglio anche ai lettori che ce lo chiedono, se aveste una decina, cinque, quelle che avete, prestazioni Ce traccianti, l'avete tutta? no, un attimo, nelle quali per esempio si dica, non so, la visita cardiologica in priorità B te la do in un giorno, in priorità D te la do in 10 giorni, in priorità B te la do in 20 giorni. Vista oculistica e così via. Avete uno schema, ne basta, manco solo 10 per far capire alla gente. Ecco, volevo chiedere questo. Ce lo possiamo fare? Non ce Se l'abbiamo riuscite a oggi qui, farlo ma per è chiarire. fattibile, sì, Vuoi infatti. parlare, dottore Annichiarico, È prego. fattibile, cioè non c'è in questa che vi consegniamo oggi, però è Per Però qui quello chiedo. in questa avete, per ogni categoria, avete l'istogramma con le prestazioni che più pesano. Vedrete che sulla D, no, sulle P, vedrete dermatologia che ne ha 10.000, per C'è il dire. complessivo, Il vedete? complessivo. Quindi avete anche le tipologie che pesano. E quando trovi uno che dice la visita cardiologica, se è in ritardo, Certo. magari in quella categoria che so, la... Quella che c'è dove ci sono le categorie, te la vediamo, così si
un istogramma delle categorie. Vai avanti, avanti, avanti. Ecco. Le D, vedete, la prima, sono 2000 casi in galleggiamento, in attesa, con la visita dermatologica. Cioè il primo istogramma è la dermatologia, il secondo è l'ortopedia, e queste sono tutte prime visite, sì. E poi c'è la gastroenterologia. Se andiamo su un'altra categoria, vai alle alla bio, alla programmabile, la P, eccola qua. Nella P, l'oculistica, le cataratte, no? Perché la cataratta te la do con la P, perché non te la posso garantire a 30 giorni, infatti sono dei 10.294. Sì, era solo perché siccome si parla ancora, ci sono tanti utenti che ci chiamano e ci dicono io per una cataratta ho una lista d'attesa di un anno e mezzo. Ma io l'intervento, questa è la prima visita, poi un intervento, è diverso. Sì, queste sono prime visite. Poi capisci che dipende anche dall'erogatore del servizio, perché ci sono magari ospedali che hanno meno liste d'attesa, altri che ne hanno di più. Poi sapete anche voi che i pazienti si scelgono magari quell'ospedale per fare le cataratte, se devono fare l'ernia vanno da un altro ospedale. Ma lì rientrano che prime visite, cioè io chiamo una visita oculistica e mi dicono che andiamo ad arte verso l'appuntamento. Quelle 10.000 verranno garantite? No, certo. No, no, queste sono in galleggiamento, ovvero la mancata risposta entro il termine previsto. Quindi, sono quelle che dobbiamo ancora abbattere. Cioè, ma sono queste sono le cataratte, ragazzi. No, vengono chiamati, ma ovviamente strafoneranno. Cioè, se fosse 91 giorni sono dentro qua. Dal 91esimo in su vanno tutte nell'istogramma. Sì. No, volevo solo dire che noi abbiamo 4 misurazioni annuali, che sono, lo dico perché credo che siano quelle di riferimento, sono fatte con modalità uguali in tutta Italia, nella quale vengono rilevati sia la percentuale di soggetti che ricevono la prestazione, le 65 prestazioni nazionali che sono il piano attesa, entro i tempi previsti, perché c'è l'obiettivo nazionale di erogarne nel 90% dei casi, entro i tempi previsti, e poi abbiamo il tempo di attesa calcolato, si chiama così, ex ante. Sono 4 calcoli, 4 rilevazioni annuali che fa il Ministero con modalità uguali per tutta Italia. Quindi sì, le abbiamo, le possiamo anche dare. Per le 65 prestazioni del piano nazionale. Sottolineo che le traccianti nel piano nuovo regionale sono diventate 83 per la regione del Veneto, mentre contro 65 nazionali. Questa è un'altra delle questioni che abbiamo chiesto. Allora, i 200 milioni che lui aveva anticipato per aiutare a mantenere le liste d'attesa sono in realtà... Non sono state, allora, non ci sono mai state 200 milioni. Cioè, i soldi che le regioni volontariamente hanno utilizzato per le liste d'attesa, il famoso 0,4%, ma che non erano risorse aggiuntive. Noi abbiamo detto... Prendiamo tutto quello che possiamo, 0,4 che sono 40 milioni per il Veneto, e lo mettiamo per le liste d'attesa. Potevamo dire prendiamo grandi apparecchiature con quei soldi, perché fanno parte comunque del plafond del fondo sanitario, non sono soldi in più. Ma il Ministero vi dà soldi in più? No. Oggi no. Cioè noi abbiamo utilizzato la nostra fetta di torta, della torta nazionale, la nostra fettina che abbiamo, sono 10 miliardi e 6, abbiamo preso 0,4, fate il conto, viene fuori 40 milioni. Nel decreto non ci sono finanziamenti oggi, ed è una delle richieste che le regioni hanno fatto. Sì, no, c'è un'altra roba, quando vi capitano, diciamo, classifiche o diciamo, graduatorie nazionali per le mani, io ne ho vista una, cioè noi ci hanno dato un alert, perché da noi i pazienti, rispetto, evito di citare le regioni, comunque regioni anche note per non per una sanità di efficiente, o meglio performante, da noi siamo penalizzati nel punteggio, perché da noi il paziente che entra in pronto soccorso prima di essere dimesso resta di più. Ma andiamo a vedere che prestazioni facciamo noi in pronto soccorso. Ci abbiamo persino la rianimazione in pronto soccorso. Cioè noi, è un ospedale pronto soccorso. Quindi noi quando il paziente entra ce lo prendiamo in carico e lo dimettiamo sicuramente dopo più ore, ma anche perché al di là dell'attesa in sala d'attesa, ma il paziente è problematico, noi gli facciamo tutto quello che bisogna fare.
però nella statistica riguarda col cronometro. Altro? Segnalazioni che invece arrivano riguardano anche le visite di controllo, cioè i dottori ci dicono abbiamo fatto la prima visita nei tempi X, però non riusciamo ad avere la visita di controllo. Avevo letto nel piano che avete presentato tempo fa della possibilità che il medico specialista prenda direttamente appuntamento per il paziente per la prossima visita. Lo dovrebbe fare. Questo, quindi chiedo come siamo con le visite di controllo, se c'è un check su questo e se questo, questa via scorciatoia è già operativa. Allora, intanto ovviamente, come diceva il Presidente, ha accennato l'assessore, nel piano che abbiamo attivato nell'ultimo anno la presa in carico, quello che appunto prevede che il medico che deve prescrivere un controllo prenoti lui la prestazione per il paziente, quindi non debba il paziente andare a CUP a cercarsi la prestazione, rappresenti, come peraltro dice il piano nazionale, uno dei percorsi che garantisce intanto maggiore appropriatezza e secondo elimina ovviamente un accesso al CUP e inoltre garantisce che il cittadino abbia la prestazione di controllo nei tempi previsti. Detto questo, abbiamo anche un monitoraggio strettissimo delle visite di controllo che il Presidente non l'ha mostrato, nei grafici non c'è perché abbiamo tantissime informazioni. Sono partite da circa 150.000 da arretrare, oggi ne abbiamo circa 60.000. Quindi anche lì sono prestazioni che non consideriamo fra le traccianti le visite di controllo, perché le traccianti sono solo i primi accessi e quindi anche lì le abbiamo più che dimezzate. Non sento. Sì, dermatologia oculistica, non si sbaglia. Dermatologia oculistica. Dermatologia le posso anche dire, la prima motivazione controllo nevi. È la prima prestazione di controllo in dermatologia. Cioè, prevenzione. L'ultimo operativo, ma avete avuto un medico che prende il carico e prenota lui? È già, avete già visto? È una pratica assoluta, sì, certo. Assolutamente, una pratica operativa. In alcuni casi, cito per esempio l'Istituto Oncologico Veneto, ma in generale per i pazienti oncologici, al di là, come diceva il Presidente, di eccezioni che possono sempre accadere, i pazienti oncologici sono, e in generale i cronici, sono i pazienti per i quali già questa attività è in atto da tempo, ancora prima che noi attivassimo il piano. Naturalmente non è mai sufficiente, perché c'è ancora troppo rinvio al medico di medicina generale per un lavoro che stiamo facendo, riguarda in larga parte sia gli specialisti ambulatoriali che gli ospedalieri, soprattutto perché ovviamente la prestazione di controllo sulla specialistica viene fatta dagli specialisti. Però bisogna insistere, continuare per aumentare, perché questo diventi il modo sistematico di trattare il paziente cronico fin quando ha bisogno di essere visto dallo specialista. Poi quando può uscire dal follow up e essere rimandato al medico di medicina generale, ovviamente non c'è più bisogno di questa pratica. Sì, dopo c'è anche da dire una roba per correttezza nei confronti anche degli operatori. Questo è fondamentale che lo facciano, cioè nel senso che lo specialista fissa la visita di controllo. Poi abbiamo avuto anche casi, non pochi, di chi aveva, diciamo, la prescrizione di ripassi tra un anno e si presenta allo scadere dell'anno un mese prima chiedendo la visita. Cioè, capite che va in coda a una coda di visite paurose. Cioè, se esci dallo specialista devi fissarti una, che sia una visita di controllo, ammesso non concesso che la faccia lo specialista, devi far subito, non è dire fra 12 mesi mi presento, fra 10 mesi, perché finisce che poi noi abbiamo avuto tanti pazienti che ci dicono ma ho chiamato e da 12 mesi che devo fare questa visita. Sì, ma se chiamo un mese prima della scadenza dei 12 mesi non riusciamo a dartela con quella velocità. La buona pratica è che sia contestuale a quando fai la visita, certo. E quindi il controllo venga fissato contestualmente alla visita. Altro? Laura? Un paio di domande. Alla luce di quello che diceva anche la signora. Aspetta che c'è il microfono. Alla luce di quello che diceva l'assessore, di tutte le misure che avete approntato in questi mesi per fare una guerra, diciamo, al fenomeno della medicina a gettone, se ci sono dei dati per capire quanto è stato scalfito effettivamente questo fenomeno da allora? Sì, li abbiamo, non li abbiamo qui adesso, però li abbiamo. Soprattutto credo che lei si riferisca sui servizi, ovviamente non in generale a maggiore incidenza, pronto soccorso. Sì, sì, li abbiamo, adesso non li ho qui a disposizione, ma li abbiamo. Nella prima, ne posso dirle sicuramente che nel primo trimestre dell'anno, perché l'ultima rilevazione che ho visto del primo trimestre, è che in particolare sul pronto soccorso avevamo avuto un impatto positivo e quindi siamo riusciti a reclutare con uno sforzo dei concorsi di cui parlava prima l'assessore una quota e quindi a ridurre il numero degli appalti. Però non ho
Non ho il dato, ma possiamo recuperarlo sicuramente, è un dato che monitoriamo costantemente. Lì, se vi ricordate, avevano partecipato circa in 200 al bando che avevamo fatto per lavoro autonomo, quindi possiamo capire quanti sono stati contrattualizzati su quei 200. E un'altra cosa, visto che appunto i dati che davate prima sono di fatto delle prestazioni che non saranno erogate dentro i termini, un'altra segnalazione, in tanti cittadini dicono, chiamano il CUP, non ci sono le disponibilità immediate, ma il galleggiamento. E poi non si sa, insomma, presumibilmente verranno chiamati dentro i termini, ma non è detto. C'è un dato appunto delle prestazioni in preappuntamento, non in galleggiamento, in preappuntamento, quindi in attesa di un messaggio? Allora. Sì, il dato è questo, nel senso che il galleggiamento non si chiama più così, ma si chiama preappuntamento. Quindi potranno essere erogati entro. Allora, il Presidente giustamente diceva prima, c'è una quota parte di questi soggetti che probabilmente, essendo inseriti già da tempo nel preappuntamento, vanno oltre. Il preappuntamento però oggi viene utilizzato anche nelle condizioni, su quei numeri, quindi non più su quegli altri ovviamente, quindi su numeri molto più bassi, nelle condizioni in cui non è possibile fare la prenotazione in sincrono, cioè che è l'ideale ovviamente, cioè lei viene e io le do l'appuntamento. In quei casi, quando manca la disponibilità per fare la prenotazione in sincrono, io per esempio su una D posso metterla in preappuntamento, tenerla in preappuntamento 10 giorni e alla scadenza del 10° giorno darle l'appuntamento entro i 20 giorni successivi. In questo modo lei è stata in preappuntamento, però l'appuntamento l'ha avuto nei 30. Quindi raccoglie tutto. Sì. Adesso raccoglie tutto, sì. Alda, prego. Quindi il totale le P programmabili che scese a 28.317 dentro quelle che non sono state fatte entro i 8 giorni e quelle che ha chiamato ieri e che non sono riuscite a fare. Sì. Potranno essere fatte. Sì. 90 giorni o 60? Perché avete pubblicato tabelle dove c'è scritto 60 perché, in alto e 90 sotto. Perché nel piano c'è scritto 90/60, è una valutazione che il medico, quindi sono per entrambe, nel piano regionale c'è scritto 90/60/90, perché la valutazione se 60 o 90, che comunque è più breve di quella nazionale, che è 120, è una valutazione che fa il medico e scrive sulla prescrizione. Quindi gli abbiamo dato due possibilità sull'EP, o 60 o 90, che comunque è più breve di quello nazionale, che è 120. Va bene. La prassi che il dottor Arricchiari diceva dovremmo puntare su quello, cioè io quando vado a fare una visita dallo specialista e in me lo stesso specialista mi prescrive. Quando c'è indicazione, fissi. Abbiamo anche però, senza entrare nel caso, in via generale, vado dallo specialista, la visita di controllo, ma mi prescrive anche degli esami e devo tornare al medico di no, base. No, ricetta rossa però, bianca questa. Non lo so, è perché devo andare al medico di base, fare la coda al medico di base, poi andare al medico. Cioè, tanto vale avere già la ricetta in mano e poi vado al CUP. Allora, è vero, stiamo lavorando sul modello di presa in carico proprio perché gli esami, addirittura io anticipo questo, non ho fatto il tempo neanche a dirlo al Presidente. Comunque stiamo inserendo all'interno dei sistemi di prenotazione dei meccanismi di intelligenza artificiale che ci consentono di mettere in sequenza le indagini in modo tale che il cittadino abbia la corretta sequenza delle indagini diagnostiche e poi la visita di controllo. Questo, le diceva, ci vuole intelligenza artificiale per farlo. L'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare gli spazi dentro le agende in modo tale che la sequenza venga raggiunta il più efficientemente possibile senza lasciare buchi e nella sequenza appunto corretta. Certo. Quindi non servirà più che l'oculista mi rimandi da. Quindi diciamo che intanto è buona pratica che il medico, se può, lo faccia lui intanto, poi per agevolarlo stiamo inserendo dei meccanismi appunto informatici a CUP che lo fanno per il medico prescrive le indagini, il sistema gli restituisce le date corrette prima della data dell'appuntamento. Perfetto. Poi invece un'audizione che arriverà, che già ogni volta che voi parlate di riduzione effettiva, oggettiva, dimostrata delle liste d'attesa, è io domani chiamo il CUP per avere una visita e mi dicono guardi non c'è posto, la richiamiamo. Posso andare a pagamento? Sì, domani. Ma sì, ma scusa, voglio rispondere io a sta roba perché sta diventando, come si può dire, un'altra leggenda metropolitana. Intanto ci vuole rispetto per i pazienti, perché chi va a far credere ai pazienti che il sistema funziona su doppio binario, se paghi è subito la prestazione, se non paghi devi attendere mesi o anni, ecco, dobbiamo spiegare la roba ai pazienti.
che per contratto nazionale una piccola quantità di ore di libera professione dove il medico si gestisce in autonomia la sua agenda c'è. Allora vi do già una lettura in diretta che nessuno mai pensa a sta lettura in diretta. Se io vedo lì l'oculistica che ha una montagna di persone, diciamo, che potenzialmente potrebbero diventare, diciamo, sono in galleggiamento, definiamole così, preappuntamento galleggiamento, e esco da quell'istogramma, chiamo e mi dà appuntamento domani mattina, cosa vuol dire? Premesso che le ore di libera professione che ha per legge il medico sono poche, quante sono? No, devono essere inferiori alle attività che vengono svolte in istituzionale. Quindi più o meno quanto sarà? Dipende dall'equipe. Comunque sono calmierate sul lavoro in istituzionale, devono essere meno di quelle che vengono svolte in istituzionale. Va bene, premesso tutto questo, se ti dà l'appuntamento domani o dopodomani, vuol dire che non è pieno di lavoro, o no? Nonostante un serbatoio di potenziali pazienti che potrebbero passare dal sistema pubblico a quello a pagamento. Quindi noi, è vero questo, ma ad oggi il fatto che la prestazione professionale a pagamento sia garantita in intramegna dentro all'ospedale non è che è una roba che qualcuno va a dire in giro che si tengono in alto le liste d'attesa per fare la libera professione in ospedale, perché noi abbiamo controllo delle agende. Il tema è che nella libera professione il medico si gestisce le sue agende, punto, tutto qua. Certo, noi potremmo fare un sacco di robe. Sì, non è proprio così immediato, lo sai anche te, nel senso che non, il decreto dice che bisogna raggiungere certi determinati parametri per arrivare al blocco, però è altrettanto vero che questa è una facoltà contrattuale di legge che hanno, che è un contratto nazionale, e quindi su un contratto nazionale tu non è che puoi andare a dire al, libero, al professionista che non può fare libera professione. No, però se ci sono situazioni sì. Dottore Nicchiari. Io penso, Presidente, vada ricordato anche una cosa, cioè ovviamente il Presidente ha ricordato bene prima, intanto parliamo di 80 milioni di prestazioni fatte in attività istituzionale contro un'attività libero professionale che dal punto di vista dimensionale non è proprio minimamente confrontabile, quindi è chiaro che parliamo di una proporzione di infinitamente inferiore. In secondo luogo, il Presidente l'aveva accennato prima a proposito del confronto di quanta acqua entra e quanta acqua esce. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un incremento del 17% della domanda di prestazione specialistica ambulatoriale, quest'anno del 12%. Cioè è chiaro che se non lavoriamo con i prescrittori affinché le prescrizioni siano quelle che servono, non ci sarà incremento che tiene. Non ci sarà incremento che tiene, e l'assessore sa molto bene che il decreto che è stato fatto è un decreto che va totalmente sul versante dell'offerta e molto poco sul versante della domanda, e questo ovviamente è una soluzione di brevissimo, se è una soluzione, ma non c'è aumento che possa tenere se la domanda continua a crescere senza un lavoro intensivo sull'appropriatezza e sulla presa in carico. Lavoro sull'appropriatezza che si fa tutti insieme, perché non è che si fa puntando il dito una classe contro l'altra, questo sì. No. Dottor Annichiari, che può essere preciso. Allora, noi abbiamo due meccanismi, tre meccanismi nel piano sono descritti. Il primo meccanismo è quello, allora, il punto, l'esempio tipico, ricollega la domanda che faceva la sua collega prima. Io vado al CUP, non riesco ad avere l'appuntamento in sincrono, quindi non ho l'appuntamento, mi mettono in preappuntamento. In quel periodo di tempo i meccanismi che possono essere attivati sono sostanzialmente tre, in ordine di priorità. Il primo, la ricerca di qualunque forma di flessibilità possibile, attivazione delle prestazioni aggiuntive, ricerca delle prestazioni nel privato, riutilizzo delle prestazioni per la presa in carico, che sono agende interne, per cercare di trovare l'appuntamento che in quel momento non era prevedibile e possibile a CUP. Il secondo è quello delle agende di garanzia che sono previste sia nel piano nazionale sia nel piano regionale, che noi stiamo sviluppando con il privato, che sono agende dedicate proprio alle prestazioni che non trovano percorso in sincrono e che quindi vanno attivate, come si suol dire, just in time, con un accordo fra azienda e privati accreditati del proprio territorio. Nel caso la prima e la seconda non abbiano avuto risposta ed esistano le condizioni previste dalla legge 124,
la legge del Veneto viene applicata. Sì. Certo. Quando esistono le condizioni previste dalla legge. Sì. Faccio presente che la legge stessa dice una cosa che nessuno scrive mai, che quando le aziende hanno attivato i propri percorsi di garanzia, quindi sono in grado di garantire la prestazione, la legge non si applica più. Quindi se l'azienda è in grado di fare quell'attività con le proprie prestazioni aggiuntive, per questo, per evitare di pensare che uno con la 124 fa a prescindere, perché non gli va bene la data, non gli va bene la sede. Sì, sì, no, perché insomma, sì, l'informazione perché poi, non è stata molto corretta. Poi noi abbiamo problemi con pazienti che rinunciano a sedi che non gli vanno bene perché non sono vicino a casa. Questo è un fenomeno non da poco. E l'altro tema è quello di chi disdice all'ultimo momento. Ieri un paziente mi dice che ha dovuto anticipare la sua ecografia perché l'ospedale ha chiamato e ha detto abbiamo avuto due disdette, venga prima. Cioè in mattinata c'è così, quelli sono tutti appuntamenti che se ne vanno. Noi cerchiamo di farli pagare se disdicono diciamo all'ultimo minuto, però il vero tema è anche questo, cioè noi abbiamo gente che si prenota e poi non si sa per quale motivo, cambia, fa, briga, non... Chiedo una visita, una prestazione, mi mettono in lista d'attesa, aspetto, mi chiamano dopo un tot, magari superati i tempi, e mi dicono domani pomeriggio alle ore 17 e io non posso andarci. A quel punto io vengo azzerato, no, e riparto nel 90. Hai due rifiuti. E poi viene... Due rifiuti? Sì. Cioè il secondo rifiuto vengo azzerato e riparto da zero. Sì. Però sottolineiamo che questa cosa qui, anche questa è un po' una leggenda metropolitana, di tutti questi appuntamenti per il giorno dopo, cioè non è un fenomeno così diffuso. No, se si crea un buco, ma può capitare. I due rifiuti, come si chiamate? A lei è capitato, va bene, d'accordo. Lista G come si chiama? Va in G2, garantita 2. G2 si chiama la lista. No, vai. G2. Dicevo solo che non è così diffuso. Nel senso che un paziente rinuncia due volte per una serie di motivi, va giù, poi va è come gioco dell'occhio. Va bene? Sì, ma fai quello che vuoi. La tragati adesso fa domanda.